Due feriti tra le forze dell'ordine in seguito agli scontri intorno al cantiere di Chiomonte, lancio di petardi e sassi dai manifestanti, la polizia risponde coi lacrimogeni. Telegiornale regionale, buona domenica e benvenuti. Nel primo giorno di zona gialla, ne parleremo tra poco, torna a incendiarsi la Val di Susa. Alta la tensione intorno al cantiere dell'alta velocità, la Torino-Lione, due feriti lievi tra le forze dell'ordine. Caterina Cannavà. La tensione si alza quando il corteo si divide. Lungo il sentiero gallo-romano gli attivisti arrivano al cancello del cantiere, battono con le pietre, cantano sotto l'occhio delle telecamere e della polizia che sorveglia il varco. 200 giovani intanto sono saliti sui viottoli della montagna, sparpagliandosi per cercare di arrivare al presidio dei mulini in mezzo ai boschi. Ed è proprio tra gli alberi, sulle rive scoscese della Val Clarea, che si trovano davanti le forze dell'ordine. Dai militanti divisi in tre gruppi, posizionati in vari punti della montagna, lancio di petardi e di sassi, riferisce la questura di Torino. La risposta è una fitta selva di lacrimogeni che disperde in OTAV. Nel corso delle operazioni restano feriti due agenti. Poi il deflusso, qualcuno forse rimane lassù aspettando la notte fonda. Un esito prevedibile, visto che in OTAV avevano chiamato la manifestazione dicendo di portare pranzo al sacco e scarponi. A rischio! Oltre alla nostra salute, oltre alla nostra vita, c'è davvero anche quella, sotto attacco c'è anche il diritto al dissenso. La mobilitazione era scattata in settimana con l'avvio dei lavori di ampliamento del cantiere che prevede la costruzione di uno svincolo autostradale dedicato. A Giaglione l'arrivo delle RUSP scortate dalle forze dell'ordine aveva messo in allarme la popolazione. Noi avevamo 300 poliziotti, il paese bloccato, tutti gli ingressi e tutti gli incroci principali. Ero straniero in casa mia fino a questa notte all'una. Una settimana movimentata, scambio di accuse e polemiche che continueranno con il presidio davanti al tribunale e le manifestazioni contro le compensazioni legate ai lavori per l'alta velocità. Tante le reazioni a quanto accaduto oggi in Val di Susa, ferma condanna e sostegno alle forze dell'ordine da parte del Presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia della Lega, che chiede al Governo di intervenire e mettere fine alle violenze. Parla di ennesimo atto di guerriglia il deputato del PD Davide Gariglio. I responsabili siano tutti assicurati alla giustizia, dice il capogruppo di Forza Italia alla Camera, Maria Stella Gelmini. Per la consigliera regionale dei 5 Stelle Francesca Frediani, invece, la Val di Susa militarizzata è l'emblema del fallimento delle istituzioni.